Magdi Allam, europarlamentare di Io l'Italia. Buongiorno Alan. Buongiorno Andrea, buongiorno. Buongiorno e benvenuti. Che diavolo succede se la Grecia esce dall'euro? Le problematiche, le preoccupazioni che dice Mario Secchi o invece, secondo il suo punto di vista, Allam è giusto che la Grecia venga mollata al suo destino? No, io non, non ho mai detto questo. Dico soltanto che c'è una profonda discrepanza tra quello che noi sentiamo da parte, dalla bocca dei greci e quella che è la realtà della macrofinanza e dei vertici dell'Unione Europea. Io mi rifaccio alle parole di Giuseppe Vegas, presidente della CONSOB, quindi non di Beppe Grillo che la scorsa settimana ha denunciato la dittatura dello spread, ha denunciato la speculazione finanziaria, sostenendo che rappresentano una seria minaccia alla nostra democrazia e al nostro Stato di diritto. Dobbiamo prendere atto che noi siamo avviluppati in un contesto dove la finanza speculativa, l'ammontare dei titoli derivati, che rappresenta sette volte tanto la capitalizzazione delle borse e dodici volte tanto il valore del PIL, del prodotto interno lordo. Mondiale, stanno mettendo a repentaglio la finanza regolamentata e il sistema bancario internazionale, con delle ripercussioni pesantissime sull'economia reale e persino sulla nostra democrazia e il nostro Stato di diritto. Se non affrontiamo alla radice questo problema, noi non usciremo mai da questo vicolo cieco. Se la Grecia esce dall'euro, il giorno dopo i mercati, come i cacciatori, vanno a cercare il se la seconda vittima e la seconda vittima potrebbe parlare spagnolo o potrebbe parlare, o potrebbe parlare, potrebbe italiano. parlare italiano. Pensi anche te, pens dico, pensi perché ci siamo dati del tu per tanti anni come colleghi giornalisti, pensi anche te, Magdi Allam, che, che sia così, cioè se la Grecia dovesse uscire dall'euro, poi i, i prossimi potremmo essere noi. Tu che sull'euro hai i dubbi che ci hai sempre manifestato. Ma io non, non, non credo affatto agli scenari catastrofici che vengono rappresentati qualora l'Italia o la Grecia dovesse sì, uscire dall'euro. Eh, credo invece cioè che sia ci credi a quei arrivato euro il momento. al alla, alla mese, all'anno per gli italiani? No, perché dipende da come noi gestiamo questa crisi. Se ad esempio. Ed è questa la mia proposta. Lo Stato torna a emettere valuta ripristinando la sovranità monetaria e mettendoci nella condizione da subito di ripagare i 100 miliardi di euro che dobbiamo alle imprese per rilanciare lo sviluppo in concomitanza con la presenza dell'euro. Quindi non si tratta di uscita formale dall'euro, ma di dotare lo Stato di uno strumento che serve per risollevarci da un vicolo cieco in cui ci siamo costretti, una valuta nazionale a parità di cambio con l'euro, ebbene non accadranno questi scenari catastrofici. Dobbiamo piuttosto prendere atto del fallimento sostanziale dell'euro e lo dobbiamo fare non sulla base dei rapporti della Bundesbank o della Banca Centrale Europea ma sulla base del vissuto delle persone. Ci sono troppe persone che muoiono di fame, troppe persone che si suicidano. Dobbiamo ripartire dalla persona, non dallo spread, non dal pareggio di bilancio però o dalla, dalla, avere da, da, dalla riduzione ehm, del pane, debito no? pubblico. Allamme, però poi la persona deve avere i soldi per andare a comprare il pane. Cioè, se la situazione ma economica certamente. in questo momento è una prigione nella quale se noi non accettiamo delle regole stiamo nei guai, questo, con questo bisogna fare i conti. Non è irrealistico il quadro che lei disegna? Cioè quello di potersi liberare no, dalla dittatura dello spread, per capirci. Ecco. La dittatura possibile. dello spread è un'espressione di Giuseppe Vegas, il presidente della sì, sì. Consob. Infatti, infatti Quindi lui, parliamo so di... dell'autorità che in Italia sovrintende al mercato finanziario. Ebbene, eh, eh, noi non, proprio abbiamo detto finora che non siamo una repubblica delle banane. L'Italia è un grande paese, è un paese solido, il nostro sistema imprenditoriale è, è, è solido. Quello che non funziona in Italia sono le banche che hanno cessato di svolgere la propria funzione istituzionale di alimentare l'attività delle imprese. Ma noi possiamo e abbiamo tutti gli strumenti per risollevarci attraverso l'emissione della moneta di una nuova valuta eh, nazionale, affrancandoci da una situazione che oggi è ingovernabile. Allora, Allam,